Questo è il panorama che si gode da quassù, si vede la... Là sulla sinistra un po' coperto, in effetti si vede ben poco Camogli. Là di fronte si intravede Recco, poi i Molinetti, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco e poi Nervi, Genova Nervi, e laggiù si... c'è il comune di Genova. Più in là dove ora c'è Foschia ci sarebbe Savona e poi Imperia. Alla destra dell'ingresso della chiesa troviamo questa scalinata che sale appunto su verso Portofino Vetta. Da una parte vediamo via Mortola che scende a destra verso, poi si può andare appunto frazione di Mortola oppure Punta Chiappa, ma noi oggi saliamo su per di qua seguendo sempre appunto il sentiero segnato dal cerchio rosso. Lì a sinistra si scorge una fontanella dove c'è la signora. Ora niente, continuiamo a salire, le indicazioni danno, non è ben chiaro, darebbero 2 ore, però secondo me ragazzi, persone allenate, potrebbero metterci anche 1 oretta. Come potete vedere il sentiero sale con una scalinata ben tenuta, vedete che segnavia ogni tanto che è dipinto sui muri, e si sale così. Salendo subito dopo abbiamo questo bellissimo scorcio della Punta Chiappa che si nota laggiù. Ben presto ci troviamo di fronte a un gruppetto di case, fare attenzione alla segnaletica appunto che è dipinta sui muri anche delle case, vedete a destra Portofino Vetta. Ora vabbè, diciamo che è difficile sbagliarsi, quasi impossibile, non lo so, perché come potete vedere abbiamo dei segnali frequenti, dei segnavia frequenti dipinti un po' qua là sui muri, su delle case, sui muretti in pietra, sulle pietre, in alcuni casi come potete vedere qua in basso sulle rocce, sulle pietre, a volte anche sui tronchi probabilmente salendo, ora non mi ricordo bene, e si va via così. Nel mentre si sale, dando un'occhiata alle mie spalle, scorgo ancora i monti innevati dalle precedenti nevicate dei giorni scorsi, delle settimane scorse. Quello là che sto inquadrando è il Monte Ramaceto, mentre quegli altri monti innevati là dietro Lumarzo direi potrebbe essere tipo il Monte Lavagnola, comunque i monti che poi sono fra la Val Fontana Buona e Toriglia, credo che siano quelli, grosso modo. La salita si alterna alcuni pezzi in cui il sentiero spiana, come potete vedere è anche frequentato. Si continua a salire e si incontrano presto un altro gruppetto di case. Ancora questo gruppetto e un altro di paio di case dopo, e poi mettiamola così, la civiltà finisce qui, nel senso che poi il sentiero continuerà in mezzo al bosco. Continuiamo a salire e incomincia una scala, una serie di scale, cioè una di quelle scale vecchie, una sorta di mulattiera come questa direi, mista a scalini, scalini in pietra, mulattiera in pietra, in pietre, roccia, ora qua sono più pietre, più avanti troveremo in mezzo al bosco anche ancora un po' sentiero un po' più selvaggio. Mentre saliamo troviamo ogni tanto queste cappellette, ora il termine esatto mi sfugge ragazzi, scusate, assomigliano a quelle che ci sono in modo esteticamente diverso, ma il simbolo penso che sia quello
simbolicamente penso sia la stessa cosa quelle che si trovano salendo da Pieve Alta al Monte Santa Croce o da Bogliasco, frazione sopra di Bogliasco, San Bernardo, se non vado errato, ha sempre il Monte Santa Croce. Nel frattempo mi sono lasciato alle spalle l'ultima, anzi no, qua ce n'è un'altra, una casetta, e si procede. Ogni tanto si incontrano queste raffigurazioni, chiamiamole così, non so dargli un nome. Qua c'era scritto qualcosa, ragazzi, ma è un po' andata via la scritta, quindi non riesco a capire. Comunque, vi sto portando su in cima a me, insieme a me, in cima a Portofino Vetta, che vabbè, in realtà Portofino Culme, poi da lì a Portofino Vetta, cioè semaforo vecchio, non ci arriviamo. A un certo punto arriviamo da un piccolo spiazzo dove c'è questo altro monumento, e da qui possiamo vedere che ci sono qualche panchina per sedersi, per rifiattare come c'erano prima, e notiamo che c'è una notevole vista da qua, si intravede buona parte di Camogli. Qua dietro l'albero che copre un pochettino Rotta di Camogli, che è quella lì dove spunta quel campanile. Poi più in là c'è il Golfo Paradiso, e se vogliamo per intero poi c'è anche il Golfo Ligure, che comprende il Golfo Paradiso. Comunque vi ho già descritto prima tutte queste zone, andiamo avanti. Da qua in poi il sentiero diventa leggermente più impervio, come potete vedere ci sono delle rocce che affiorano dal sentiero qua e là. Ora ho notato poco fa, che non ho inquadrato, una zona dove c'era, nonostante siamo intorno alle 4 del pomeriggio, quindi non è mattino, c'era della brina, o comunque qualcosa che somigliava alla brina, che copriva foglie e erba, quindi questo suggerisce che questa è una zona, come è evidente, molto umida, perché qua il sole ci picchia ben poco. Qua il sole ci batte d'inverno poche ore probabilmente, intorno a mezzogiorno, perché poi ridiscende, va dietro il crinale, dietro il monte, quindi sparisce. Infatti da qua nel pomeriggio il sole, come ora, non lo vedi proprio. Ormai prossima la biforcazione dove ci incontriamo il sentiero principale che da Portofino Culm va verso Pietrastrette. Alla nostra sinistra vediamo ingrandirsi sempre di più l'antenna di Portofino. L'antenna di Portofino, mentre là in basso a sinistra spunta quello che una volta faceva parte del complesso Portofino Culm, l'hotel, e quello lì, se non mi sbaglio, quanto ne so, era il casinò ai tempi. Qui siamo arrivati in cima al sentiero. Ora, come potete vedere sulla destra, qui vi è un paletto con le indicazioni. Ora andiamoci un'occhiata. Allora, questo è il paletto, dice località Gaizella. Noi appunto ne veniamo da questa parte qua in basso,
e dovremo andare su di lì, su per il selciato, questo sentiero, questa mulattiera. Ne arriviamo da Ruta di Camo, da San Rocco, Galletti, itinerario, e ora noi prendiamo a sinistra di qua, andando verso Pietre Strette, da 20 minuti, Portofino Mare da 1 ora e 40, San Fruttuoso 1 ora e un quarto, ma noi oggi ci fermiamo dalle parti di Pietre Strette. Andiamo. Qua troviamo un'altra, diciamo, piccola area per fare il picnic, soste con qualche panchina e qualche tavolino. Questa è una zona anche frequentata dai bikers, mountain bike. È pedalabile e molto bella. Subito dopo qua troviamo un altro bivio, ragazzi. Allora, qui noi comunque dobbiamo continuare sempre di qua a sinistra per andare a Pietre Strette. A destra si va a semaforo vecchio, come vi dicevo prima, che è questo sentiero lì dritto, i tre pallini, che è questo sentiero in mezzo che sale su, mentre a destra si va per il semaforo nuovo, che poi si ricongiunge facendo un giro ad anello al semaforo a Pietre Strette, scusate. Ma noi oggi comunque abbiamo detto che ce ne andiamo giù a Pietre Strette, quindi niente, questo percorso lo facciamo un'altra volta, ce ne andiamo giù di qua. Ah, una cosa, il segnavia è cambiato. Dimenticavo, il segnavia da seguire ora è il quadrato rosso, colorato di rosso. Quindi almeno quello è quello che dà per andare a Pietre Strette. Mentre procedo lungo questo sentiero, piuttosto largo e abbastanza pianeggiante, a sinistra si nota dietro gli alberi Santa Margherita e Rapallo. Rapallo in realtà è un po' nascosto dal monte. E dietro ci sono i monti innevati. A un certo punto, continuando a camminare, troviamo questa parte dove si incrociano due sentieri. Uno è un sentiero ciclabile, questo qua che scende giù da lassù, mentre questo è più pedonale, anche se comunque la gente va in bici in entrambi i sentieri e basta fare attenzione. Lungo il sentiero, soprattutto appunto sotto le feste di Natale, intorno alla festa di Natale, troviamo spesso in molti anfratti questa sorta di presepi di ogni sorta. Ne avrò già visto una decina e sono stato anche sbadato, nel senso non ho prestato neanche tanta attenzione. A un certo punto, prestando attenzione, troviamo un bivio sulla sinistra che scende, e appunto sempre prestando attenzione lì sotto vi è un cartello, un cartello che indica Salto del Lupo. Questo è un percorso principalmente per i bikers, per la mountain bike, dove scende a tratti anche abbastanza impegnativo, quindi non per principianti, e sbuca da qualche parte sopra dalle parti di San Lorenzo della Costa. Ora noi procediamo, anche perché il tramonto sta arrivando e non me lo vorrei perdere, anche perché l'obiettivo principale era venire qua a fare le foto al tramonto. Poi, già che sono venuto qua, vi faccio anche vedere un attimo il percorso fino a Pietre Strette. Eccoci qua, siamo arrivati a Pietre Strette. Come potete vedere, sono abbastanza riconoscibili come zona, perché è un po' diversa dal percorso. Vi è una sorta di... c'è questa rete che protegge un altro presepino.